Altro strumento che oggi è parte integrante delle nostre vite è il conto corrente postale, istituito con un decreto nel 1917. Da subito si propose come uno strumento semplice e alla portata di tutti, in grado di garantire agli italiani, grazie anche alla diffusione capillare degli uffici postali, un servizio fondamentale a condizioni più che convenienti. Quando nella famiglia della banca postale è nato il figlio conto corrente, il nome col quale è stato battezzato stava a significare che il conto doveva veramente correre. In meno di 20 anni i correntisti passarono dai 9.000 del 1925 ai 170.000 del 1942. Il conto corrente postale, recitava uno slogan del 1941, è il mezzo più semplice, più comodo, più economico e più sicuro per fare un pagamento. Per garantire un servizio adeguato, vengono fatti investimenti in nuove tecnologie. Negli anni 60 è operativo nella sede centrale delle poste il mainframe Elea 9003 per i servizi BancoPosta. È il primo elaboratore elettronico interamente realizzato in Italia da tecnici italiani e fu il primo computer commerciale al mondo interamente a transistor. Negli anni successivi, nei centri direzionali, i calcolatori elettronici sostituiscono le macchine a schede perforate per la lavorazione dei conti correnti. Viene quindi creata una rete di centri di elaborazione dati per il Banco Posta e, negli anni 90, nuove tecnologie entrano anche negli uffici postali, permettendo agli operatori di sportello di effettuare alcune operazioni in tempo reale. Altra positiva conseguenza dell'automazione sarà un servizio di prelievo di cassa continua per i correntisti gestito dall'elaboratore elettronico. Alla base del successo del conto BancoPosta c'è il canone fisso ed estremamente economico e una serie di servizi che permettono di gestire il denaro in maniera facile, immediata e conveniente direttamente dall'ufficio postale, dal PC o dal telefono cellulare. Non a caso oggi è il conto scelto da oltre 5,6 milioni di persone. Negli anni più recenti, al conto classico, si sono aggiunti altri conti per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente.